Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Siamo in via Buonconte da Montefeltro perché parliamo di viabilità questa sera. Abbiamo visto, tu hai visto in particolare, questo piano triennale delle opere pubbliche. E che cosa è previsto? Qui vedi che su c'è un incrocio al momento semaforico. Che cosa prevedi? Cioè, cosa prevedi? Che cosa prevede il comune in questa strada? Ma ho visto nel progetto per dei lavori del 2019 è prevista la costruzione della bretella che va dalla rotatoria là dove c'è il cavallo, sì. Si raccorda con via Monte Montefeltro, non so a che livello, se è attesa dalla piscina o qualcosa del genere. E qui verrà tolto il semaforo che fa da tappo agli Atarlati. E al posto del semaforo niente, quindi? No, no. Al posto del semaforo niente, sicuramente verrà qui. In questo senso qui ci sarà soltanto l'accesso in destra e venendo dal cimitero su via Tarlati ci sarà l'accesso in destra. Verrà eliminata la svolta a sinistra in modo tale che verrà tolto il semaforo. Quindi è una bella novità secondo te o ci sarà dei problemi? Beh, secondo me è fatto bene perché si elimina quella problematica su via Tarlati che ormai è annosa. Perché diversi residenti chiedevano, comunque chiedevano che venisse tolto. Sarà anche un problema per i commercianti che perderanno un po' di accessi con la svolta a sinistra, però d'altronde lì il problema è risolto, la rotatoria non si può fare perché la strada è stretta e quindi di conseguenza penso che vada bene. Questa è un'opera che sicuramente snellisce questa parte della città. Anche poi quando verrà fatta il famoso congiungimento che sembrava partisse prima, visto che non c'è fra la prepubblica. E poi c'è un'altra cosa che non c'è nel piano del 2000. La rotatoria della Fiorentina. Nel 2019 non c'è. Non c'è, per fortuna non c'è. Come per fortuna? No, io sono... O la rotatoria si fa per bene o non si fa per niente. Perché? Siccome il sindaco aveva previsto, gli uffici avevano previsto che vista l'onerosità della rotatoria, così come era concepita originariamente, non ce l'avrebbero fatta a sostenere la spesa tutta insieme, prevedono di fare il primo stralcio solo la rotatoria a livello strada così attualmente. E questo secondo me crea una marea di problematiche su via Fiorentina. Perché? Perché secondo me dalla rotatoria, da via Fiorentina non si entrerà più nel raccordo perché sarà un flusso continuo di passaggio di mezzi pesanti e automobili. Invece col progetto originario che prevede il sottopasso, in questo modo qui invece avrebbe fatto un bel lavoro perché chi va dritto defulisce tranquillamente sotto e invece chi si deve immettere tranquillamente si può immettere in destra con una rotatoria a livello stradale. Un problema di soldi, cioè perché non l'hanno fatto? Perché fare il sottopasso lì costa veramente tanto. Non solo, ma anche poi le problematiche del tempo di chiusura dell'accordo che sarebbero abbastanza importanti. Però secondo me il primo progetto è fatto bene, la rotatoria basta sopra, come alcuni tecnici hanno riferito, soltanto la rotatoria crebbe veramente dei tappi porosi e basta. Quindi secondo te cioè non c'è perché non si farà poi? Ma si farà il progetto completo, penso, perché ho visto che quest'anno prendono 28 milioni d'euro di mutui per il fatto di questi lavori. Un bel aggravio per il bilancio. Ma d'altronde qualcosa va fatto. E prossimo anno invece ho visto che sono 18 milioni. No, la bella opera che viene fatta, che tanto anche Baldacci. È Baldacci. Avevo sostenuto anch'io e che invece non vogliono fare, era il doppio del Baldacci. Quella sicuramente vedrà di fare il giro pesca dall'ex standa e porterà una razionalizzazione del traffico in quella zona. Quella andava fatta già da tanto tempo. Quindi possiamo dire luci e ombre sulla viabilità di Arezzo. Sì, sì. Poi ci sono una marea di spese, speciucci, spesine. Che non va bene queste. 4 milioni per la mensa. Ah, tu se mi passi di palo in frasca, diciamo. Sono fra le opere pubbliche il prossimo anno. Tu avresti risparmiato su sta supermensa. Bah, che ti devo dire? Io è una cosa che non... Dal punto di vista economico sicuramente la supermensa porta una marea di vantaggi e una marea di risparmi per quanto riguarda l'amministrazione, sia in termini di costi sia in termini di personale. Porta anche la pasta precotta, sembra. Te ci vai ai matrimoni? Ma se posso no. Ma se, quando devi ci vai. Ma proprio pochi. Ma pochi. Quando ci devi ci vai. Ci vado. Ed è precotta quella. Scusa, i catering quando vai nelle ville pensi dipende che... Dove fai i matrimoni, cioè.
mentre nelle ville di campagna vengono fatti matrimoni, come sei abituato, vengono fatti, vengono preparati la pasta precotta. Bisogna vedere come vengono fatte anche le cuscine. Tra l'altro il regalo glielo devi fare anche bello e ti danno pure la pasta precotta. È vero. No, questo per dire. È vero. Sì, comunque, però ai tuoi bambini, ai tuoi nipoti, ai tuoi bambini che... Non te voglio fare una battuta. Al tuo bambino glielo daresti la pasta precotta? Che tra l'altro ci mangiamo tutti a casa quei quattro salti in padella, tra l'altro. Bravo. No? Bravo. Vabbè. Sa quanto salta pasta precotta. Comunque capisco anche... Ha ragione anche il comitato. Meno effetti, la salute dei bambini è molto importante. Sai che gli hanno messo nella calza della Befana dentro il carbone e la pasta precotta all'assessore Tanti. Povera. Ha fatto questa azione. Adesso lei ha detto, dice la Tanti, mi piace giocare a carte scoperte. E quindi io vi dico, e sarà capito, che lei è favorevole alla supermensa e al project financing, che è la formula. Sì. Però dice mi apro al confronto. Vabbè, è importante, ma siccome lei già ormai la pensa così, sarà difficile. Fare un confronto. Ascolterà, ma poi di fatto farà come gli pare. Però, speriamo che di sbagliarci, dai. Può darsi che invece venga convinta dal comitato delle mamme a lasciare tutto così com'è e a riqualificare però tutte le cose. Quindi sintetizzando, bene che va via questo semaforo qui in via Bonconte da Montefeltro, non bene la rotatoria come prevista in via Fiorentina? No, bene come l'originario, non bene come si nella è fatto a stralcio. Nuova versione e benino super. Esatto. Queste sono le tue pagelle. Esatto. Bene. Se vi invita a un matrimonio ovviamente non ci andate perché sennò vi dà la pasta precotta. Ciao. Ciao.